È la gara di ritorno per i sedicesimi di finale degli Under 15 all'andata 3-0 per l'Inter in trasferta contro il Prato. Adesso si gioca a Milano, centro sportivo Giacinto Facchetti, squadra di Belinzaghi che continua l'inseguimento all'accesso alle Final Eight. Prima i sedicesimi, poi gli ottavi e solo a quel punto ci sarà la qualificazione alla fase finale. Inter che vuole partire subito bene per provare a chiudere immediatamente il discorso qualificazione, ma la prima vera occasione è per il Prato con Nencini che la gioca in mezzo, viene girato il pallone in gol da Fioravanti che era però in netta posizione di fuorigioco, si rimane sullo 0-0. Poco dopo succede la stessa cosa dall'altra parte, però Sacco, Vergani, ancora Sacco, è bello il duetto, mancino di Sacco, risponde bene Fallani, Vergani mette dentro di testa ma in posizione irregolare, dunque si rimane inchiodati ancora sullo 0-0. Poi Ghedegbe la gioca in mezzo per Sacco, cerca l'angolo alto ma non lo trova, Fallani insegue con lo sguardo il pallone calciato dal numero 11, poi ancora Fioravanti ci prova dopo una bella triangolazione, il suo destro termina però direttamente nel campo adiacente. Inter che vuole provare a sfruttare soprattutto nel primo tempo le occasioni, ci prova Vergani, tocco per Sacco leggermente lungo, prova a fare gli straordinari Sacco ma non trova lo specchio della porta tra le proteste anche per una presunta posizione di fuorigioco. Ancora Inter che insiste con il numero 10 che riesce ad andarsene via bene, tiro in diagonale di Rossi, molto molto bravo Fallani a rispondere, a dire di no al numero 10 nerazzurro. Ancora Inter che insiste, Sacco in avanti per Vergani che si gira, vuole fare tutto da solo, spara con il destro centrale, Fallani fa buona guardia e cura il suo palo, è solo però il preludio al gol nerazzurro perché è molto bravo Pogliani a recuperare palla, verticalizzazione perfetta per Sacco, controllo a seguire, a questo punto inizia lo spettacolo, uno contro uno, gioco di gambe, destro, poi sinistro, poi di nuovo destro, tiro in diagonale, Inter avanti 1-0 con il gol di Sacco che dunque sblocca la partita quando siamo sull'1-0 per l'Inter, contando anche il risultato dell'andata nerazzurri che davvero sono un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale dove incontreranno una tra Bari e Pescara. La risposta del Prato al termine del primo tempo affidata a Nencini, molto bravo Bagheria prima sul calcio di punizione poi sulla respinta corta a mettere in calcio d'angolo. Nel secondo tempo l'Inter cerca il colpo del KO, ci prova Vergani, anche lui gioco di gambe, va sul mancino, sempre Fallani molto bravo a rispondere, pallone in calcio d'angolo dal tiro dalla bandierina che ne consegue, attacca ancora Vergani, palo, la respinta corta è tutta per Carta che a porta praticamente vuota, mette dentro il gol del 2-0 da dentro all'area piccola, non può sbagliare il centrale nerazzurro, bravo e soprattutto reattivo sul palo colpito da Vergani. Allora Inter 2 Prato 0, il discorso qualificazione è ampiamente chiuso ma arriva anche la terza rete, così come l'andata finisce 3-0 perché Vergani pesca dentro Sacco che mette dentro uno dei gol più facili per lui in questa stagione. Ottima l'azione di Vergani che oggi non ha trovato il gol, comunque un assist prezioso per lui, ha colpito il palo, bravo e soprattutto generoso a vedere Sacco ben posizionato all'interno dell'area piccola, non può sbagliare per mettere dentro il gol del 3-0 che chiude il discorso qualificazione e soprattutto chiude la partita dopo il successo nella gara d'andata anche in quello di ritorno. L'Inter di Belinzaghi vince 3-0. Allora andiamo a sentire il commento di mister Belinzaghi. Ma siamo contenti delle due partite giocate e del passaggio del turno. All'andata avevamo fatto una partita un po' più complicata di questa, nel senso che non conoscevamo l'avversario e in trasferta su un campo anche un po' più piccolo c'era bisogno di affrontarla con grande attenzione. Poi il risultato dell'andata obiettivamente sul piano del risultato ha dato poco significato alla partita di oggi, che comunque abbiamo affrontato seriamente, giocando bene e meritando la vittoria anche oggi. Ora ci aspetta il doppio confronto con la vincente di Pescara-Bari, che stanno giocando in contemporanea, e cercheremo di affrontarla con la stessa attenzione e la stessa voglia di fare le cose bene.